Nel primo video abbiamo accennato in maniera un po' troppo superficiale a crosta e mantello. Adesso approfondiamo la questione. Ciao a tutti, sono Roberto Guardo e questo è il mio canale sulla geofisica e vulcanologia. Questa volta scendiamo un po' più in dettaglio alla questione e vediamo com'è strutturata la Terra. Prima di tutto dobbiamo schierarci con i poteri forti che negano le evidenze non scientifiche del piattume terrestre e poi tornare ad emozionarci con la cipolla. La cipolla. Come vi ho già detto, andiamo un po' più in dettaglio, mantenendo però sempre un linguaggio terra-terra, alla fine sembra una cipolla. Iniziamo ancora una volta dallo strato più esterno che è la crosta. Questa si divide in due, la crosta oceanica e continentale. Quella oceanica si trova sotto gli oceani ed ha uno spessore di circa 6-8 km, mentre quella continentale, al di sotto dei continenti, è spessa più o meno 38-40 km. Immediatamente sotto la crosta, sia oceanica che continentale, troviamo lo strato più superficiale ed esterno del mantello, che si chiama mantello litosferico. Questo, insieme alla crosta, prendono il nome di litosfera. La litosfera ha anch'essa degli spessori variabili in funzione dove si trova. Al di sotto dei continenti ha uno spessore di circa 100-150 km e al di sotto degli oceani ha uno spessore di circa 70 km. 100 km. È importante dire che queste profondità vanno prese con le pinze perché sono state ricavate. A fine video vi dico come, e non è possibile fare delle perforazioni a queste profondità. Tornando alla litosfera, questa ha un comportamento rigido e galleggia come fosse una zattera al di sopra della stenosfera. La stenosfera è quella parte in cui le rocce sono parzialmente fuse e subiscono i moti convettivi, come se ci trovassimo all'interno di una pentola, e permettono quindi alla litosfera sovrastante di scorrere, dando vita a quel fenomeno noto come tettonica delle placche. Lo vedremo ovviamente in un altro video. Continuando a scendere nelle viscere del nostro pianeta, troviamo la mesosfera, la quale si trova subito sotto la stenosfera ad una profondità di circa 670 km. Scendendo ancora, fino a 2891 km più o meno, raggiungiamo il nucleo esterno, che ha uno spessore di circa 2260 km. Questa parte è l'unica fusa all'interno della Terra. E raggiunta la profondità di 5150 km, arriviamo all'ultimo strato, il nucleo interno. Quest'ultimo, con uno spessore di 1220 km, ci permette di raggiungere la lunghezza totale del raggio terrestre, equivalente a 6371 km. E con questo abbiamo completato il nostro viaggio al centro della Terra, ma non abbiamo ancora finito. Adesso la domanda sorge spontanea: ma come si sono determinate queste profondità e questi strati? Soprattutto, come si è determinato che il nucleo esterno è l'unico ad essere fuso? Grazie ai terremoti. E vi lascio con una domanda: quali terremoti hanno permesso di determinare queste informazioni? Grazie per essere arrivati fino a qui nel video. Non dimenticate di iscrivervi, domande e suggerimenti nei commenti. E come ho già detto, non esistono domande stupide, ma solo risposte idiote. Quindi ci vediamo la settimana prossima. Ciao!